Ben ritrovati. Mi è venuto in mente un finger food, un aperitivo, un antipastino molto simpatico che ho mangiato a Firenze quando sono stata alla scuola cani guida per ciechi a Scandicci, che saluto. Questo particolare antipastino si chiama coccolo. Le coccole o i coccoli detti. Si tratta di una pasta cresciuta, quindi delle palline di pasta pizza fritte, poi aperte a panino, quindi a metà, e farcite all'interno con stracchino o certosa, a piacere, e avvolte da prosciutto crudo. Io così le ho mangiate, sono molto buone e possono essere anche un'idea per un aperitivo, un antipasto. Andiamo subito a vedere quello che ci servirà, a parte prosciutto crudo e quindi un formaggio cremoso all'interno, uno stracchino, una crescenza, una certosa. Vi serviranno 250 g di farina 00, un quarto di lievito di birra, mezzo cucchiaino di sale raso, poi vi servirà un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, acqua quanto basta per impastare. Dovrebbe essere all'incirca un bicchiere di quelli d'acqua di plastica, quindi regolatevi piano piano mentre impastate. Almeno questa è la mia versione, io non sono toscana ma sono napoletana. Una versione napoletana potrebbe essere quella con cicoli, ricotta, pepe avvolti da salame napoletano, sarebbe un'idea. Non lo so, fatemi sapere voi quale versione preferite. Andiamo ad impastare e poi, dopodiché, andremo a creare delle palline un po' più grandi della dimensione di una noce e a far lievitare. Dopo che saranno lievitate, le friggeremo. Coccoli fritti ancora tiepidi, li tagliamo, prendiamo un po' di formaggio cremoso, lo inseriamo, io mi sto aiutando un po' con le dita, un po' con un cucchiaino, chiudiamo un po' di panino e andiamo ad avvolgere il coccolo con una bella fetta di prosciutto crudo al fiocco, cioè larga. E poi lo addentate. Io vi lascio i miei saluti, ringrazio il marchio Coop e do un grande saluto e un abbraccio ai ragazzi nalestiani. A presto, ciao!